diciamo, io mi fermerei qui su quello che è un po' la nostra visione, anche il nostro modo di fare, perché vogliamo essere concreti e vogliamo sicuramente lavorare su due binari. Questo lo dicevamo ad un aperitivo che abbiamo fatto insieme a qualche candidato. Il doppio binario, quello della semplicità, cioè riportare a Rocca di Papa quello che manca, io penso, a Via delle Rose, perché diciamo, cioè, abitano i miei genitori, ci ho vissuto pure io, non hanno metano. Non hanno impianto fognario, non hanno acqua corrente. Cioè, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di questo. Gli strumenti urbanistici servono a questo e il primo binario che noi vogliamo seguire è quello di portare a Rocca di Papa i servizi, perché siamo nel 2020 ed è indicibile che ci siano cittadini che non ce li abbiano. È indicibile per quanto mi riguarda. Il secondo binario è far tornare Rocca di Papa, la regina dei castelli, perché lo è già stata, e farlo tornare. Puntando sulle nostre risorse, sui boschi, sullo sport, sull'enogastronomia, sul turismo, perché soltanto così possiamo puntare a far rinascere Rocca di Papa e non soltanto grazie ai roccheggiani, cioè noi dobbiamo essere aperti. La forza della mia squadra, secondo me, quantomeno, è che non è consapevole soltanto di quello che Rocca è, ma è consapevole anche di quello che c'è fuori Rocca. Ha visto come a Frascati una piazza qualunque viene valorizzata. Quindi vuole portare quello che ha visto fuori dentro. E questo è l'unico nostro scopo, dentro ovviamente Rocca di Papa. Io mi taccio per non dilungarmi, anche perché l'edicola ci ha gentilmente concesso la corrente, quindi non voglio abusare della loro gentilezza né della vostra pazienza. E piano piano leggerò i nomi dei candidati nelle singole liste, seguirò quest'ordine così non faccio torti a nessuno. È casuale, l'ha scelta la grafica, quindi io non c'entro niente. L'unica cosa che voglio dire è che una cosa di cui bisogna andare fieri, perché finalmente la mia generazione ha preso in mano la responsabilità di candidarsi a guidare Rocca di Papa e questa è già la prima novità. L'altra novità è che le liste hanno Roccaforte un'età media di 40 anni, il Partito Democratico un'età media di 40 anni, noi domani un'età media aspetta di 36 e la sinistra una media di 56, quindi come potete vedere c'è gioventù, esperienza e voglia di fare. Adesso piano piano ve li presenterò tutti, non sono tutti presenti causa vacanze, come dicevo, e lavoro, però piano piano mi piacerebbe che veniste tutti qui intorno a me. Allora, da Roccaforte, che è la lista civica, diciamo quella che in gergo elettorale si chiama la lista del sindaco, c'è Andrea Botti, eccolo. Solange Bronzini è un'altra candidata che abita a Via dei Gelsomini, ma purtroppo oggi per ragioni di lavoro non è potuta venire. Lo stesso Luca Delrico, che mi ha detto che purtroppo è stato trattenuto in ufficio, quindi non sarà qui. Arturo De Santis è in vacanza. La Anna Fondi, la nostra cantante di Rocca di Papa, insomma la conoscete tutti. E Mara Franzesi anche non è potuto esserci. Jacopo Lubick è al lavoro anche lui. Michela Lucarini in vacanza e Simona Molinari è purtroppo al lavoro. Cristiana Musu. Giulia Onesti e Agostino Piccioni entrambi in vacanza. Daniele Possanza ha detto che sarebbe arrivato dopo il lavoro. Marco Proietti in vacanza. Simonetta Silvestri. E Roberto Taglioni. Poi del Partito Democratico, giusto? Sì. Cristina Battisti, eccola. Emanuele Blasi non è potuto venire, Adriano Botti anche lui al lavoro. Leonardo Cepale non è potuto venire perché purtroppo si è sentito male, è in ospedale e quindi gli diamo il nostro saluto e la nostra vicinanza. Isabella Ciamberlano, Gianmarco Croce. Davide De Luca, Giannino Giancarli, Martina Giovanetti,
potete mettervi anche di qua. Leonardo Politori, l'avevo visto, eccolo. Maria Eufemia Rufini, detta Femi. Valentina Sellati, anche lei non è potuta venire. Gloria Silvestrini. Adriano Pinazzo. E Alessandra Zampilloni. Allora, Lorenzo Battisti non è potuto venire, mi sembra. Fiammetta Castri. Simone Corrao, no. Franco Di Pietro, Andrea Filogna, Maria Teresa Gentilini non poteva venire, Sara Mantella, Stefano Meconi, Giancarlo Novino, vieni, vieni. Francesco Palozzi, come ama definirsi l'Obama dei campi d'Annibale, anche lui è al lavoro. Chiara Pizziconi non è riuscita. Simone Proietti è al lavoro. Giorgia Guerini, Marta Sellati, Raffaella Taggi, appena chiude la cartoleria in piazza, sarà qui con noi. Fabrizio Trinca, che non è presente. Andiamo con la sinistra. Stefano Galli. Rosa Caracci, detta Cristina, eccola qua. Marzia Carnevali, che sta col bambino lì e rimane ok. Sabrina Cecchetti, non l'ho vista, ma ha detto infatti che non poteva venire. Federica Cianciaruso, che è anche il nostro fotografo, quindi non può muoversi. Adriano Grisafi, Fiorella De Santis, Silvestro De Pietro, Silvia Poroni, che è la veterinaria, ovviamente è giù in clinica. Angelo Martini non è potuto venire. Mario Massaro, un altro veterinario che è della nostra squadra, non c'è. Alessandro Pia non è potuto venire. Palma Prete non c'è. Veronica Ramazzini della Vega è al lavoro. Rosa Scaramella anche. Tonino Sole, Antonio Sole, io chiamo Tonino, però Antonio Sole. Eccoci qua, questi qua sono i miei candidati, diciamo così, ma in realtà coloro che fanno parte della mia squadra, che si sono candidati a mio sostegno e che hanno voluto, diciamo, chi può più volontariamente, chi dopo opera di convinzione, ma alla fine con decisione, proprio perché il nostro motto è decisamente Rocca, quindi senza decisione sarebbe un po' difficile. Io devo dire che sono davvero molto contento, non voglio mettermi a presentare tutti i profili, però qui in mezzo c'è qualcuno che per lavoro fa turismo, si occupa di turismo e anche fa turismo quando può, c'è chi si occupa di gestione del personale, chi è laureato in filosofia e vuole fare l'insegnante, chi è operaio, chi lavora al bar, chi fa il commesso, chi è informatico, chi si occupa di sicurezza, chi si occupa di protezione civile, chi si occupa veramente di musica, di spettacolo, di psicologia perché fa lo psicoterapeuta, chi invece si occupa tutti i giorni di pulire le nostre strade, insomma chi ci ha cresciuti perché è stata maestra, e chi è ancora studente, veramente vedo, voglio solo dire Leonardo perché è una cosa che mi ha impressionato, cioè, che anno è? 99? È del 99, è studente di ingegneria informatica, vuole fare robotica, io non so manco di che stiamo a parlare, però comunque veramente c'è tantissima voglia di fare, tantissima qualità, e penso che veramente Rocca di Papa abbia una grande occasione, e una grande occasione di scegliere me come sindaco in questo caso, insomma ho quasi 33 anni, sono non soltanto il più giovane attualmente in corsa, ma se diventassi sindaco, cosa che accadrà, sarei anche il più giovane sindaco che Rocca di Papa abbia mai avuto, con veramente persone che io ho a cuore, che mi sono state accanto anche di notte, questo di notte per lavorare ovviamente. E quindi niente, io ringrazio tutti voi per essere stati qui, aver sacrificato insomma anche il vostro tempo per venire ad ascoltarci. Queste sono le gambe appunto su cui il nostro programma, quello che abbiamo scritto insieme, entrerà nelle vostre case, e faremo ovviamente gazebi e altri incontri, ma anche se non tutti sono stati presenti, per chi per un motivo o chi per un altro, ho voluto oggi presentarvi
la mia squadra per poter iniziare ad andare in tutte le case, in tutte le piazze, ovviamente sempre con distanziamento sociale e sempre con la mascherina. Grazie a tutti. Beh, adesso andiamo a chiacchierare con chi è venuto e niente, grazie ancora. Andrea.